Ha videocamere accese, le persone sono in un modo. Ha videocamere spente, le persone sono in un altro. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, fateci caso, gli streamer, gli YouTuber, coloro che comunque hanno una piattaforma in cui vanno a fare delle live e o dei video, nella maggior parte dei casi, secondo me, ma non in tutti, sono persone che hanno come caratteristica quella di essere in un modo quando le videocamere sono accese, quindi quando vanno a fare live in diretta, quindi, e sono in un altro quando le telecamere invece si vanno a spegnere, quando le videocamere sono spente, va bene? Io di questa cosa me ne sono accorto da un sacco di tempo. Secondo me, è una mia opinione, anche il Cerbero Podcast fa questo. I tre ragazzi, Marra, Dudubbio e Flame, soprattutto Dudubbi e Flame, non tanto Marra, sono persone di questo tipo, cioè che praticamente quando le telecamere sono accese sono in un modo, quando sono spente sono in un altro. Che significa, tradotto in poche parole, che quando sono accese le videocamere sono magari disinibiti, chiamiamoli, lo dico con simpatia, non è una cosa cattiva, cattivelli tra virgolette, no? Un po' stronzetti in senso buono, non in senso cattivo, no? Non è un'offesa, ragazzi, sia chiaro. Quando invece le telecamere sono spente, sono dolci, sono buoni, sono tranquilli, sono sereni. Questa cosa, secondo me, è presente, secondo me, in Flame e Dudubbi. Non è presente in Marra, che Marra mi sembra quello più, diciamo così, lineare, cioè è in un modo che rimane tale sia a telecamere accese, quindi a videocamera accesa, quando fai live in diretta su Twitch, con il Cerbero, quindi con Mara e cioè con Dudubbi e con Flame, che ha telecamere spente, è sempre lo stesso, secondo me. O comunque limita molto il suo carattere, va bene? Invece Flame e Dudubbi, secondo me, non sono così, ma sono, diciamo così, diversi, nel senso che quando sono attive le videocamere sono un po' disinibiti, simpaticoni, no? Tutti quelli che tengono un po' lì coglioni, no? Invece a telecamere spente sono molto più dolci, molto più tranquilli, molto più easy, va bene? E questa è una mia opinione, sia ben chiaro, detto ciò. Questo è quello che penso. Ma non soltanto loro, anche altri personaggi. Voi andate a vedere, per esempio, il Gabrone, andate a vedere lo stesso Social Boom, voi andate a vedere, per esempio, lo stesso Don Ali, no? Ma lo stesso anche Don Vito. Cioè, secondo me, queste persone, secondo me, una mia opinione, sia ben chiaro, sono in un modo a telecamere accese, a videocamere accese. Sono in un altro a videocamere spente. E questa è una cosa di cui mi sono accorto. Perché qualcuno potrebbe chiedermi ciò avviene? Perché la gente, perché loro vogliono intrattenere. Perché se io fossi buono a telecamere accese e spente, la gente non si divertirebbe. Invece la gente vuole divertirsi, magari vedendo litigi, magari vedendo dissing, magari assistendo a degli scontri, magari assistendo a dei diverbi. La gente ama il dissing, e i dissing, ragazzi, lo dirò in un video che farò in futuro, sono falsi. La maggior parte dei dissing che vengono visti da voi sono falsi, non sono veri. Quindi non vi fidate quando vedete dei dissing dove litigano, no? Ah, ma hai fatto questo? Ma come ti permetti? Ah, frate! Ragazzi, secondo me sono falsi. Va bene? E questa è la mia semplice ed umile opinione, va bene? Ecco, c'è anche il cane che sta dietro, non a me per fortuna, sta dietro ad una bella ringhiera che rompe le scatole, va bene? Ecco, questo è quello che penso, cioè in pratica io penso che i dissing sono falsi, che a videocamere accese le persone sono in un modo, a videocamere spente sono in un altro. Allora, quando le telecamere sono on, si stronzeggia, detto in maniera molto pulita e serena. Quando le telecamere sono su off, non si stronzeggia, si diventa, magicamente parlando, dolci, buoni, probi, simpatici, eleganti, raffinati e teneri di cuore. Va bene? Questo è quello che penso, ragazzi. Detto ciò, guardate che meravigliosa la natura. Come mai cadono tanto la natura, ragazzi? Un giorno mi dovete spiegare per quale caspita di motivo io, Leandro, conosciuto l'italiano, adoro così tanto la natura. Per me la natura è fonte di gioia, è fonte di benessere ed è la cosa più bella che possa esistere.
un bel prato, un bel verde, un bell'albero, un bel panorama di mare. Ecco, io adoro queste cose, io mi ricreo totalmente, completamente, stando a contatto con la natura. Preferisco la natura rispetto a stare a casa, chiuso a casa, a rompermi le scatole davanti alla TV, che considero un mezzo passivo. Internet è un mezzo attivo, tu puoi fare quello che vuoi, puoi scrutare le notizie. Internet è un mezzo attivo, ma la TV è un mezzo passivo e lo sarà sempre e per sempre, secondo me. E quindi i dissing sono falsi, quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti sono falsi. Sono creati ad hoc a tavolino, studiati per far sì che voi andate a vederli. Su Twitch gli streamer, moltissimi, quasi tutti, sono in un modo, quando le telecamere sono spente sono in un altro, proprio perché l'interesse è quello di intrattenervi, di intrattenere, di tenere alta l'attenzione su di loro. Detto ciò, grazie a tutti da Leandro, conoscitore italiano, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate, seguitemi su Twitch, Instagram, Instagram è conoscitore.italiano, mi raccomando, seguitemi tutti, mettete un bel like, un bel mi piace, mettete questo video tra preferiti se vi va e soprattutto ditemi che cosa ne pensate. Guardate che spettacolo la natura è benigna, ricordatevi, la natura sarà sempre benigna, non c'è niente da fare, questo è quello che penso, la natura sarà sempre benigna. Qualsiasi cosa fa la natura sarà sempre benigna. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando, diffondete questo video e mettetelo anche sul vostro profilo di Facebook, se vi va.